Il lavoro non può e non deve causare dolore, disabilità e morte. Il messaggio dell'ANMIL va ai ragazzi dell'Istituto Superiore Pertini di Monfalcone, città martire con centinaia di vittime per malattie amianto correlate. Da qui Bruno Galvani lancia il tour per la sicurezza sul lavoro. 4.000 chilometri e 42 città italiane che sono state scenario di incidenti o malattie professionali. Tra i partner dell'iniziativa anche la RAI con la testata giornalistica regionale. Io ho appena finito le scuole, sono andato a lavorare, la mia carriera è durata 6 mesi, dopo 6 mesi ho avuto questo grave infortunio che mi ha reso paraplegico. Andare a lavorare è fondamentale per l'affermazione personale, ma lavorare in sicurezza è assolutamente un diritto e un dovere. All'interno del tour della sicurezza noi raccoglieremo firme da parte dell'opinione pubblica, persone di qualsiasi genere, a sostegno di 3 momenti importanti per l'associazione: che il tema della sicurezza sul lavoro, come previsto dal decreto 81, venga inserito come materia curriculare a scuola, una sensibilità maggiore alle donne infortunate che sono madri, lavoratrici, badanti, e il discorso del risarcimento a chi purtroppo perde la vita sul lavoro, non a carico di nessuno e viene liquidato con un assegno funerario. E a Monfalcone la tragedia dell'amianto continua a mietere vittime tra i lavoratori dei cantieri, ricordati anche oggi dai familiari e dai colleghi con una commossa cerimonia nel quartiere operaio di Panzano. Benvenuta l'ANMI in questa occasione, in questa giornata che ricorda le vittime dell'amianto di tutto il mondo. I malati soffrono continuamente di questa malattia, lo sanno tutti ormai.